Augusta, direzione penitenziaria del carcere nel Marasma, condannata per comportamento di antisindacalità. Il sindacato della FPCGL Polizia Penitenziaria esprime preoccupazione in merito alla recente condanna pronunciata dal Tribunale del Lavoro e Previdenza di Siracusa, che ha dichiarato l'antisindacalità delle condotte poste in essere dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della Casa di Reclusione di Augusta. Il sindacato rivolge un appello al vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, responsabile delle relazioni sindacali, presidente Lina Di Domenico, al sottosegretario alla giustizia, onorevole Andrea Del Mastro, delle Vedove, al capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, presidente Giovanni Russo, al direttore generale del personale e delle risorse, Massimo Parisi, e alla direzione Casa Circondariale di Augusta. Il giudizio emesso impone all'amministrazione di cessare il comportamento illegittimo, di rimuovere gli effetti, oltre all'aggravio di rifondere le spese convenute. A tal proposito vorremmo cortesemente sapere quali misure l'amministrazione penitenziaria ha intrapreso o intende intraprendere nei confronti dell'autorità dirigente e dei vertici del Corpo di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Augusta. La nostra principale preoccupazione è garantire un ambiente lavorativo sereno e conforme alle normative contrattuali per i dipendenti della Casa Circondariale di Augusta e assicurare il libero esercizio dell'attività sindacale. Siamo certi che condividerete con noi l'importanza di risolvere questa situazione in modo celere e trasparente. Pertanto, vi invitiamo a fornirci tutte le informazioni necessarie in merito alle azioni intraprese dai superiori uffici, conclude la FPCGL Polizia Penitenziaria.